Sia lodato Gesù Cristo, siamo ancora qui nella piazza, la grande piazza qui di Fatima, davanti alla basilica, vicino alla cappellina, una piazza immensa. È molto bello perché qui veramente, come avete notato nei miei ultimi filmati, proprio da Fatima, è bello perché questa piazza è immensa e normalmente c'è una grande pace, nonostante che tante volte vengono molte persone, però dicono normalmente c'è un grande silenzio, si può anche pregare normalmente. Qui, ecco, proprio nella piazza, dico, poi si può andare a pregare ovviamente alla cappellina. Ma quello che volevo farvi notare è questo, vedete, noi dobbiamo venire in questi luoghi questi luoghi benedetti in maniera particolare da Dio. E vedete, dobbiamo veramente immergerci in Dio in questi luoghi per poi impregnare, vorrei dire, proprio di questa presenza di Dio anche le nostre case, le nostre parrocchie, le nostre diocesi. Vedete, questi santuari mariani, soprattutto questi più importanti, no? Fatima, Lourdes, veramente manifestano potentemente la pace che porta a Dio. Ebbene, questa pace deve essere anche nelle nostre case, cioè noi dobbiamo portare, ecco, vedete, dobbiamo venire in questi luoghi, dobbiamo immergerci in Dio, proprio grazie, con l'aiuto anche di questi luoghi. E perché? Perché, cari fratelli, ecco, Dio poi viva pienamente in noi e questo Dio si manifesti anche nelle nostre case. Cioè le nostre case devono essere delle piccole Fatima, delle piccole Lourdes, le nostre parrocchie devono essere delle piccole Fatima, delle piccole Lourdes. Dobbiamo venire in questi luoghi per imparare a portare Dio, la preghiera intensa, l'unione con Dio e la bellezza dell'incontro con Dio nelle nostre zone, nei nostri luoghi. Questo è molto importante. Ecco perché dico che è importante venire in questi luoghi. Venite, andate nei santuari mariani e trovatevi appunto il luogo che proprio veramente vi aiuta a incontrare Dio. E poi dobbiamo strutturare le nostre case, dovete strutturare le vostre case, le vostre parrocchie, eccetera, in modo che siano luoghi in cui le persone anche lì possano incontrare Dio. Vedete, questi sono luoghi di intensissima preghiera, anche le nostre case devono essere luoghi di intensissima preghiera, le nostre parrocchie devono essere luoghi di intensissima preghiera. Noi guardiamo le nostre case, le nostre famiglie e tante volte anche le nostre parrocchie e magari le pensiamo magari ecco, come riteniamo noi, ma noi dobbiamo, diciamo, pensare queste parrocchie, dobbiamo fare di queste case, di queste parrocchie quello che vuole Dio. Devono essere innanzitutto luoghi di incontro con Dio, anche le vostre case. Cioè, la casa è la famiglia è una chiesa domestica. Le vostre case devono essere luoghi di pace, di preghiera, di unione, di carità. Le nostre case devono essere questo. E dobbiamo combattere contro le potenze delle tenebre per scacciarle dalle nostre case e portare in esse la pace del Signore. Scacciare le presenze malefiche, scacciare, ecco, appunto il peccato, il demonio, il mondo. Ecco, dobbiamo combattere tutto questo per portare alle nostre case la pace. Le nostre case devono essere luoghi in cui veramente la Madonna è fortemente presente, il Signore è fortemente presente. Ecco, per questo, vedete, è importante. Guardate, pensiamo un po' a questi santuari, no? Le nostre case devono essere un po' così, devono essere dei santuari, ecco.
nelle quali queste case, nelle quali innanzitutto ci deve essere, dobbiamo essere noi questi i templi dello tempio dello Spirito Santo. Ognuno di noi deve essere tempio dello Spirito Santo. E se siamo veramente tempio dello Spirito Santo, anche i luoghi in cui abitiamo diventano poco a poco tempio dello Spirito Santo, in certo modo, perché ci siamo noi, perché questi luoghi, perché in questi luoghi c'è veramente Dio che vive in noi. Poi anche bello, vedete, questi luoghi devono essere luoghi in cui, ci sono immagini sacre. Guardate questi santuari, quante immagini sacre ci sono. Nelle nostre case ci sono immagini sacre. C'è la Bibbia deve essere messa in rilievo, è la parola di Dio, è la parola di Dio. Quindi, cominciamo a fare anche questo, Le nostre famiglie devono essere appunto santuari, quindi la parola di Dio, le immagini sacre, e magari un luogo dove pregare proprio più intensamente, una piccola cappellina, un luogo in cui pregare. Guardate che dobbiamo appunto... Dobbiamo, vedete, dobbiamo, come dico, dobbiamo appunto fare delle nostre case dei santuari. Quindi, anche l'acqua benedetta e altre cose benedette, candele, e dobbiamo... i buoni libri per imparare ad approfondire la conoscenza del Signore, il catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, vedete, ripeto, le nostre case devono essere dei piccoli santuari. Vi sembrerà strano, ma in realtà è così. La vostra casa è un dono di Dio. La casa è un dono di Dio. Grande dono di Dio. Deve essere un luogo nel quale voi anche incontrate Dio e aiutate gli altri ad incontrare Dio in quel luogo. Quindi dobbiamo anche lavorare perché queste nostre case siano veramente un luogo santuari, siano dei santuari. Ora chiedete allo Spirito Santo, chiediamo allo Spirito Santo proprio perché questo si possa realizzare. Chiediamo come fare sempre meglio per veramente perché queste case siano, vedete, sentite che bello, anche le campane, eccetera. Cioè tutto ci parla di Dio qui, vedete che bello. Bella statua di Gesù al centro di questa piazza, poi c'è la cappellina, questo luogo di preghiera, vedete anche il silenzio che c'è in questo luogo. Le nostre case devono essere luoghi di silenzio, Devono essere luoghi in cui appunto si incontra Dio. Devono essere luoghi di raccoglimento, non luoghi di dispersione. Questo è molto importante. Le nostre case devono essere luoghi di raccoglimento. Devono essere luoghi di preghiera. Dobbiamo pregare insieme nelle nostre case. Sentite qui c'è adesso dicono lo Santo Rosario. Poi ci sono messe, eccetera. Allora, cioè che significa? Certo a casa nostra non è che ci può essere, a casa di case vostre non ci può essere mica la messa, cioè normalmente la messa non si celebra in casa, però le nostre case devono essere luoghi di preghiera. Le nostre case devono essere luoghi di preghiera. Dovete pregare, devono essere luoghi in cui la parola di Dio non soltanto è esposta, ma è letta. Le nostre case devono essere luoghi di preghiera, di raccoglimento, non di silenzio. Anche l'uso della televisione deve essere moderato. Deve essere moderato, perché la casa deve essere un luogo di preghiera. La televisione ha la sua utilità per certe cose, ma poi non bisogna abusarne, così anche internet, eccetera, eccetera. Cioè la casa è un luogo di preghiera, deve essere un santuario. Quindi deve essere anche un luogo appunto di studio, di approfondimento della nostra conoscenza di Dio, che deve essere un luogo di studio, un luogo di approfondimento. Questo è molto importante, anche questo, cioè è un luogo di
più grande conoscenza del Signore, devono essere luoghi di più, ecco, intensa unione con Dio. Che questo, quindi ecco, per esempio anche l'uso di internet deve andare in questa linea, vi deve aiutare per vivere più intimamente con Dio, per approfondire cose sante, poi anche per fare apostolato. Ecco, le case devono essere anche luoghi di apostolato, è come qui, e questo è un luogo anche di apostolato, un luogo per aiutare le anime a convertirsi. Ecco, le nostre case devono essere anche questo, luogo di accoglienza, accoglienza secondo la sapienza di Dio. Ecco, allora cari fratelli, cerchiamo proprio con l'aiuto di Dio, come ho detto, di ecco, venire in questi santuari e poi di trasformare le nostre case con sapienza, perché anche esse siano dei santuari, in certo modo, luoghi, ripeto, di preghiera, di silenzio, di approfondimento della conoscenza nostra di Dio, luoghi in cui si ascolta la parola di Dio, luoghi di silenzio, luoghi di pace, luoghi di carità. Che vedete, questi luoghi sono anche luoghi di carità, le nostre case devono essere anche luoghi di carità, cioè luoghi di carità in maniera particolare, perché la carità distingue i cristiani. Bene, sono indicazioni che vi consiglio appunto di meditare, e su di esse vi consiglio di pregare, perché appunto, vedete, appunto, tutto nelle nostre vite, perché tutto quello che abbiamo, quello che siamo, sia secondo Dio, tutto sia secondo Dio, tutto sia come Dio vuole. Anche le nostre case siano come Dio vuole, siano uno strumento della Trinità, perché attraverso di esse la Trinità possa toccare i cuori, aiutare le anime, manifestarsi nelle anime. Che bello, pensate che cosa bella, pensate che cosa meravigliosa, pensate a questa vocazione delle nostre famiglie, delle nostre case anche, no? In certo modo, Dio chiama le nostre case a essere, come dicevo prima, dei santuari. Santuari. Bene, Signore, ci aiuti ad essere veramente come Lui vuole. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.